Sì, sono l'organizzatore Gaetano Bongiovanni del Coffee Show Latte Art, la seconda edizione. E, dopo il grande successo della prima edizione che abbiamo svolto qua a Siracusa, e siamo giunti appunto a questa seconda edizione perché gli sponsor della prima edizione hanno voluto necessariamente quest'altra operazione. E abbiamo avuto 95.000 visite sul sito di YouTube e quindi abbiamo scatenato veramente il putiferio. E oltretutto la stampa nazionale ha fatto una dichiarazione in merito ai mondiali che si terranno a novembre a Seul, specificando cosa? Che si sta passando da Siracusa prima di andare a Seul, ricordando che c'è a fine ottobre anche l'appuntamento a Trieste della Fiera Internazionale del Caffè. I campioni italiani che sono appunto i pluricampioni Andrea Antonelli, pluricampione di latte art, quindi dell'arte del decorare i cappuccini, e ci dà dimostrazione di come si devono andare a preparare un buon caffè e i loro cappuccini decorati. E mentre Chiara Bergonzi, che è la campionessa in carica di latte art 2012, farà vedere le varie tipologie di decorazioni, di come si può presentare un ottimo cappuccino allo stesso costo, senza nessun aggravio, al banco del bar. La giornata è tutta dedicata, diciamo, alle competenze, alle novità, alle nuove tendenze nel mondo del caffè, della caffetteria e di tutto il settore dell'enogastronomia. Oltretutto, oltre ad avere, diciamo, soltanto il settore delle caffetterie, abbiamo tutte le associazioni di categoria dei vari associazioni enogastronomiche, dai sommelier, dai flair bartending, quindi le varie scuole di settore per quanto riguarda le scuole appunto di preparazione di cocktail, la Sciabola d'Oro che ha inaugurato, per dire, anche i corsi per come aprire la bottiglia dello champagne con il sabbraccio, con la tecnica del sabbraccio e così via. E poi avremo anche delle aziende che organizzano corsi di design cake, quindi delle decorazioni delle torte e così via. La giornata è molto ricca, c'è anche la disponibilità di un'altra sala dove c'è un dibattito che si terrà alle ore 11.30, organizzato da Slow Food con le varie associazioni dell'Accademia Italiana Nazionale Italcuochi e altre associazioni che sono ospiti e qui presenti, che parleranno dei prodotti tipici del nostro territorio, della patata di Siracusa in particolare, del femminello di Siracusa e limone, della mandorla romana e del moscato di Siracusa. Questo alle 11.30 dall'altra parte.